Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare. Seduta solenne del Consiglio regionale per il Giorno della Memoria. Chi salva una vita, in memoria dei giusti toscani, presentato il libro di Alfredo De Girolamo. A Palazzo del Pegaso si è svolta la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per il Giorno della Memoria, per commemorare le vittime dell'Olocausto e non dimenticare la grande tragedia che fu la Shoah. Il presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo, impegnato a Roma per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e al portavoce dell'opposizione Marco Landi, è intervenuto da remoto. Inevitabile il collegamento con l'attualità, con quanto accaduto nei giorni scorsi a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, dove un dodicenne è stato insultato ed aggredito con calci e sputi da due ragazze di 15 anni, perché ebreo. È importante esserci nel giorno della memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. Sembra tutto così scontato, ma basta vedere quello che è accaduto soltanto pochi giorni fa a Campiglia Marittima, un ragazzo preso di 12 anni, preso a calci e sputi soltanto perché è ebreo. E allora penso che il nostro lavoro di ricordo, ma anche di racconto alle ragazze e ragazzi più giovani, specialmente nel tempo in cui non ci sono più quei sopravvissuti degli orrori del nazifascismo, sia importante. Quello che è accaduto è sicuramente un episodio che va condannato. La nostra vicinanza, la nostra solidarietà alla famiglia, al sindaco che prontamente, a dimostrazione di quali sono gli anticorpi presenti e vivi, ha anche organizzato una fiaccolata per manifestare la condanna, lo sdegno e appunto la solidarietà a questo ragazzo che ha subito questo atteggiamento di aggressione e di discriminazione. Io credo che noi dobbiamo veramente essere impegnati a promuovere la cultura della memoria, affinché l'umanità, affinché il diritto, affinché la pace siano conquistati giorno dopo giorno, e perché i fatti che anche oggi ricordiamo veramente non accadono mai più. Una seduta solenne che ho avuto l'onore di presiedere, una seduta che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica la memoria ovviamente del crimine più grande commesso dall'uomo contro l'uomo, una seduta che ho voluto aprire ricordando e denunciando i fatti successi ieri nelle giornate precedenti a quella della giornata della memoria in merito ai fatti accaduti nel Livornese, perché quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato, abbiamo chiesto, qualora possibile, al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile, perché la Toscana è terra di diritti, è terra di solidarietà, è terra di rispetto, e quanto successo da due ragazze di 15 anni al cospetto di un ragazzino di 12 anni chiede giustizia. Il concetto di giusto è un concetto importante, molti ebrei sono stati uccisi, deportati, e la memoria di un consiglio regionale che deve ricordare quanto è successo, è impossibile comprendere quello che è successo, ma è impossibile dimenticare, dobbiamo ricordare quanto avvenuto, questo che è il crimine più grande commesso dall'uomo, e credo che noi, la nostra terra, la Toscana, non possiamo far altro che denunciare quanto è successo, ma stare vicini al ragazzo, alla famiglia, far sentire loro stessi parte attiva della Toscana, e mi auguro che il Consiglio regionale, la Regione, sarà loro vicino e potrà dare loro tanto di quello che magari solamente in questi giorni è stato tolto rispetto al diritto alla propria libertà, all'espressione, a essere se stessi. Ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria, in cui si ricorda un episodio, si ricordano una parte della nostra storia, una parte della storia europea con cui l'Europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti. La risposta è nell'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a Campiglia Marittima per le sue origini. Ecco, la risposta è quello, sì, è indispensabile. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia, conoscerla fino in fondo,
perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave, che è quello di accomunare tutti i totalitarismi, tutti gli episodi terribili, tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale ha conosciuto. Perché solo dalla conoscenza profonda delle radici di questi fatti si riesce a trarre gli antidoti per il giorno di oggi. E questo è fondamentale. Ed ecco perché anche quando l'Europa ha preso questa decisione di cercare di accomunare, come riunire tutti gli episodi che hanno contraddistinto la nostra storia come in una giornata unica, in un momento unico, io ritengo che sia poco opportuno proprio perché la memoria di ciascuno di essi, singola, nel tempo in cui è avvenuto, contestualizzata, ci aiuta a quella conoscenza che è l'antidoto migliore per episodi che ancora oggi avvengono. Quest'anno ha un sapore particolare per la civilissima Toscana, quella che noi pensiamo di governare, una Toscana che ha fatto delle proprie iniziative la lotta contro l'antisemitismo, contro le discriminazioni di ogni tipo. Eppure vediamo che due ragazzine in un parco, giocando, si permettono di apostrofare un bambino come ebreo e poi non proseguo. E gli dicono altro, gli dicono devi morire nei forni, quindi queste bambine lo sapevano quello che era successo. Quindi credo che abbiamo fatto poco, evidentemente abbiamo fatto troppo poco, dobbiamo ancora insistere sulle nuove generazioni e per un giorno io ho un sogno, vorrei essere quel giudice che giudicherà queste ragazzine. Sapete cosa farei io? Le manderei a visitare i campi di Auschwitz se non ci sono state. Gli farei vedere quei forni che loro hanno evocato, gli farei sentire in quel silenzio quello che ho sentito io. Ancora riecheggia il dolore di quelle persone. Allora proviamo a pensare prima di parlare, proviamo a non usare le provenienze etniche come epiteti che troppo spesso invece sentiamo fare dai nostri ragazzi. La Toscana non merita questo trattamento per quello che ha fatto e per le tante persone che sono morte anche toscane in quei campi. Si rende ancora più importante oggi questa giornata perché è giusto evidenziare la cultura della memoria contro la cultura dell'odio. Quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica, ma io direi di tutte le istituzioni, dei cittadini tutti, perché è inaccettabile quello che si è verificato e dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi, ma anche sulle persone adulte affinché si capisca fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza. E ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. Ed è evidente che non trova giustificazioni quanto abbiamo visto succedere proprio a casa nostra. Tra l'altro la Toscana è una regione dove la solidarietà e la pace sono sempre un baluardo e quindi riteniamo che sia importante correre ai ripari e magari cercare di capire anche laddove si può potenziare la comunicazione, l'informazione e magari anche l'istruzione dei nostri ragazzi per evitare che quello che si è verificato in queste ore non succeda più. C'è l'esigenza di capire sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa, non soltanto durante e dopo la Shoah, nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio, ma come fu possibile arrivare a quei momenti, capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente, se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose e che silenziose sono soltanto perché non sono filmate o non sono sotto l'attenzione dei media o della politica internazionale. E sotto questo aspetto va letto anche l'incidente gravissimo di Campiglia Marittima. Questo antisemitismo risorgente che registriamo nella comunità internazionale e che sostanzialmente porta con sé ancora pregiudizi nei confronti dello Stato di Israele. Credo che il Consiglio dovrebbe sostanzialmente cercare di passare dal momento
e istituzionalmente importante del ricordo a quello di un dibattito anche sulla contemporaneità, cioè quanto nel messaggio del giorno della memoria sia necessario comunque puntare l'attenzione proprio in quanto noi istituzione vocata, come dicevano i nostri colleghi, come diceva il Presidente Mazzeo, come stava dicendo in aula in questo momento il Presidente Gianni, nella necessità certo di essere nel predicato migliore per continuare a svolgere un'attività di attenzione sul ricordo, ma anche sulla comprensione di quello che stiamo ricordando. In aula la mattinata è proseguita con l'intervento del professor Michele Sarfatti, storico considerato uno dei maggiori esperti delle leggi razziali e della storia degli ebrei nel Novecento, insignito poi del Pegaso d'Argento. L'antisemitismo è una brutta bestia, è un virus per il quale non è stato ancora inventato il vaccino definitivo. Siamo nella stessa situazione, se vogliamo, anche se il paragone può sembrare strano, siamo nella stessa situazione del Covid. Quindi contro l'antisemitismo e contro gli altri razzismi bisogna continuare ad agire, a educare, a riflettere, in modo particolare nelle scuole, all'interno delle famiglie, con attenzione particolare ai ragazzi che trovano su internet di tutto e di più, e bisogna che conoscano, studino, riflettano e si pongano dei perché, si pongano delle domande. Queste sono le armi migliori che abbiamo, non per reprimere il singolo atto di antisemitismo, ma per andare verso una società dove siano sempre minori gli atti di antisemitismo e di razzismo in genere. Al termine della mattinata, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il libro di Alfredo De Girolamo, Chi salva una vita, in memoria dei giusti toscani. Qui parliamo dei giusti, cioè coloro che hanno ridotto, diciamolo così, il numero dei deportati. Gli ebrei in Italia furono deportati in 8.000. Pensate, su 47.000, questa era la comunità ebraica italiana, 8.000. Di questi ne tornarono 10%, forse anche meno, poi alcuni morirono dopo per quello che avevano subito. Quindi se non ci fossero stati giusti, quelli 8.000 erano sicuramente di più, sicuramente di più. Una cosa ci tengo a dirlo, i giusti, che ha anche elencato splendidamente De Girolamo, sono meno di quelli che ci sono stati. Perché? Perché tanti hanno, come dire, non si sono presentati, poi sono morti, i figli non l'hanno ricordato. Ma guardate, davvero persone, io ho l'esempio della mia famiglia. La famiglia mia, mia sorella, mio padre, mia madre, io non ero ancora nato, e le altre sorelle di mio, insomma, almeno 10 persone furono salvate da Roland, dalla famiglia Parlanti, di Chiesino Ozzanese. Non hanno testimoni, perché poi anche lì è complicato, è giusto, però secondo me sono giusti. Se non c'era loro non ero nato nemmeno io, questo magari non importa a nessuno. Quindi come luce ne sono, ogni tanto arriva anche alla comunità ebraica delle lettere trovate, quindi la ricerca che fa De Girolamo è lunga, e poi ripeto, sono giusti, ma sono giusti non riconosciuti, nel senso che la parte, diciamo, procedurale non è stata quella per cui Israele fa questa cosa. Bisogna anche saper guardare a quello che molti italiani, molti toscani hanno fatto in quei due anni terribili tra il 43 e il 45, quando decisero di non essere indifferenti, di non voltare la faccia dall'altra parte. Parliamo di 150 toscani, sono tanti, e altri ancora, diciamo, non sono riusciti ad avere questo, essere insigniti da Yad Vashem dell'onorificenza di giusto. Ecco, in una giornata come questa ricordare vuol dire anche guardare al futuro e quindi alla memoria. Noi toscani dobbiamo sempre sapere che ci sono stati in quegli anni bui, terribili, di tragedia, di genocidio, i più bui del Novecento, 150 toscani e tanti altri ancora che hanno deciso, che decisero allora di non voltare la faccia dall'altra parte e di mettere a disposizione loro stessi per salvare la vita di altri. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.